Onorevole Dell'Orco, prego. Vi invito però a prenotarvi prima, anche se parla un altro collega, la Presidenza prende nota. Ha perfettamente ragione, grazie. Prego. Invito anche i colleghi, se potete, a rimanere seduti e magari abbassare il tono della voce quando parlano, quando fanno gli interventi i colleghi. Prego. Ma diciamo che anche in questo caso si dà il potere ai consiglieri regionali praticamente di autoeleggersi. Noi ricordiamo che la classe politica dei consiglieri regionali è quella più indagata, con più processi di tutta Italia. Nel 2015 si contano oltre 500 indagati, un paio di persone condannate, una ventina sotto processo, e far decidere alla classe italiana politica peggiore d'Italia chi dovrà diventare senatore è veramente assurdo. Un po' far decidere a un criminale chi deve andare in galera e chi no. Con questo emendamento noi chiediamo che debbano eleggere i senatori non in conformità a quanto indicato dai cittadini, bensì secondo le scelte dei cittadini. Si cerca insomma di vincolare maggiormente i consiglieri regionali alle scelte dei cittadini. Noi sappiamo che in questo caso è tutto blindato, perché non volete continuare la discussione, cerchiamo di parlare all'esterno. Però inutile che continuate a ingannare i cittadini, voi non volete far scegliere ai cittadini, ma volete regalare l'impunità ai vostri amici consiglieri regionali. Grazie. A questo punto non ho altri interventi, con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevoli relatori di minoranza e l'emendamento 2.103 D'Ambrosio. La votazione è aperta. Amendola. Di Lello. Altri? Ciprini. Ci siamo? Tripiedi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 2.104 Dadone. Chiede intervenire l'onorevole Dadone. Prego. Grazie, Presidente.